Si hanno notizie di questo incontro Calenda-Renzi? Il corso è un dialogo, assolutamente. I due programmi sono molto compatibili. Qualcuno, ironicamente, invece di definirlo terzo polo, l'ha chiamato pollaio, terzo pollaio. Quello più caso, sono Calenda e Renzi, i due galli che si scannano. Quello è Di Maio che ha voluto fare alleanza con il Partito Animalista, semmai. Nessuno si scanna. L'accordo tra Calenda e Renzi è addirittura di arrivo. Si costruisce il terzo polo. Obiettivo: riportare Mario Draghi a Palazzo Chigi. O magari una front runner donna come Mara Carfagna. Non so, oggi la flat tax a quanto è arrivata? Perché era 23, 15, oggi quant'è? Fra questo e una sinistra che ha messo insieme tutto, il contrario di tutto. Sembra che Matteo Renzi abbia dichiarato con molta generosità che lascerebbe leadership politica di questa avventura a Carlo Calenda. Anche Enrico Letta pensa a dare spazio alle donne e si entra nel vivo della campagna elettorale. Calenda dovrà forse raccogliere le firme? No, quello passa dal letto di Letta al letto di Renzi, ma poi fino all'unico letto là. La Lega e Forza Italia presentano il loro simbolo. Calenda sogna di rendervi al 3%. Appunto, ci deve arrivare un voto. Pensa di prendervi i vostri voti e insomma di ridurre Forza Italia al 3%. Non esiste un centro diverso da Forza Italia. Il polo dell'inaffidabilità, dei palloni gonfiati, a specchietto delle allodole per il pareggio permanente. Il centrodestra si riunisce per gli ultimi ritocchi al programma. Il nuovo miracolo italiano, scrive Ronico Calenda. Calenda, guardasse un po' in casa sua, ha fatto un accordo che è durato 5 giorni. Noi governiamo da quasi 30 anni. Lui... Non è vero che il programma è irrealizzabile, è stato invece fallimentare, vedi, di cittadinanza. Oggi fate la flat tax al 15, al 20, al 22. Ma è fuorviante focalizzarsi sull'aliquota. L'importante è che il sistema sia semplificato. Ruba, non ruba proprio nessuno. Il ricco, se pensa che sia conveniente, va da qualche altra parte e paga il 5%. Mentre Salvini e Tajani hanno l'agenda fitta e i riflettori sempre puntati, la Meloni è in modalità affari spenti. La Meloni sta studiando, si sta preparando, altro che affari spenti, sta preparando un buon motore e degli ottimi fari per tutti gli italiani. Il Movimento 5 Stelle si chiudono le candidature, ma non c'è il ritorno del figlio il prodigo. Io non mi fido di Beppe Grillo, fa da padre padrone, e io sotto Grillo non ci sto.